tesoro, hai visto come crescono le mie creature? Non solo le piante crescono. Devo comprare qualcosa di nuovo per Alessia. In che senso? Nel senso che ormai le sue magliettine le fanno da reggiseno. Tesoro, estate, fa caldo, se va in giro un po' più scoperti, no? Ah sì? Vabbè, se lo dici tu. Dovevi vedere come se la guardavano ieri i ragazzi. Ok. Oh, se mi avanza qualcosa te li riporto, eh. Ok, vai. Ecco, me la metti lì? Sì. No, lì, un po' più a destra. No, sinistra. Mamma. Va bene così, dai, scendi. Grazie. Ah, ok. Vado a buttare la spazzatura. Brava, grazie. Tesoro. Ah, ragazzina, Oh, ma io quando ho detto che d'estate si va in giro un po' più scoperti, non volevo dire nudi. Ma cosa stai dicendo? Che sto dicendo? Che ci avete comprato con i soldi miei? Ci dovevo andare io, lo sapevo, ci dovevo andare io con la ragazzina a comprare i vestiti nuovi. Guarda che se vuoi fai ancora in tempo, non ci siamo andate. Ma sì, è quella mini gonna? Quella è mia, non te la ricordi? Ah, ma che tesoro, Silvana Mancini, mia moglie, è andata in giro per la strada con quel fazzoletto intorno. Ma quando? Quando mio marito ancora mi guardava con occhi diversi. Mamma, ti serve altro? No, grazie, vai pure. Alessia! Sì? Hai sentito la rinfrescata? Dico, non c'è freddo? No. Senti, Silvana, ma dove vai? Te sto a parlare. Quella non è una minigonna, quella è una specie di filo interdentale. Mi devi dire perché l'hai data a mia figlia. Oh, perché almeno qualcuno la usa, io non me la posso mettere. Come non te la puoi mettere? Tu sei una donna che ancora ti puoi mettere tutti i tipi questo di vestiti. Questo lo so benissimo, grazie. Complimento. Sì, ma io non me la posso mettere perché tu sei geloso. Ma finiamola con questa storia che sono geloso. Dimmi perché l'hai data a Alessia. Preferivi che la dessi a Marco, scusa. E poi a me non piace più, è passata di moda, come i mariti gelosi. Ancora questa storia, invece per Alessia è di moda, quella minigonna è di moda. Tesoro, da quando in qua mia figlia si mette vestiti da donna? Il tempo passa. E le gonne si accorciano. E le giornate si allungano. Mamma, Senti, ma il premio per la promozione, non me l'avete più fatto? Tesoro, proprio di questo stavamo parlando con mamma. Senti, pulcettina mia, che ne diresti se oggi usciamo io e te e andiamo a comprare dei vestiti che papà ha già visto e scelto proprio per te. Vestiti scelti da te? Sì. E il premio dov'è? Marco, hai visto le donne, le ragazze per strada? Cioè, sembra che lo fanno apposta. Arriva l'estate, via, non ci mettono più niente addosso. Ma allora gli uomini che si mettono le canottiere per far vedere i muscoli? Ma lascia stare i muscoli degli uomini e le canottiere su. Ma pure tua madre, ma che le è venuto in testa? De mettersi a fare la 68ina contro di me, aizzare mia figlia contro. Ma non tornano più da sti negozi, io lo so. Le donne, quando stanno davanti alle vetrine, perdono la concezione del tempo. Che c'è? La mamma in bagno. Come in bagno? E Alessia? Alessia è andata a fare i compri con la sua amica. Ah, brava, l'hai mandata da sola con l'amica. Che si starà comprando in questo momento? Le solite cose esagerate, tacchi a spillo, calze, cose, minigonne. Guarda che è un adolescente, non una demente. Si starà comprando le solite cose. Le solite cose da spogliarellista che ne consiglia la madre. Ah sì, che notoriamente si esibisce aggrappata ai pali della lap dance. Tesoro, diciamolo, tu quella bambina l'hai plagiata. E poi, mi dispiace dirtelo tesoro, ma una cosa io te la devo anche dire. Perché tu, alcuni vestiti, siccome secondo me tu non te li puoi più tanto permettere a livello di mettere addosso, non te li vuoi bene, li fai mettere a nostra figlia, ecco. Ciao, mamma, guarda che figata questi jeans. Visto? Per non parlare della felpa, guarda, non è una bomba. Wow. XL, mi sono ributtata nell'oversize. XL. Questa sta bene pure a me, nera, sobria, grande. Senti, questa qui te la puoi riprendere perché tanto non la metto più, grazie. Ah sì, la minigonna tu non te la metti, ma mamma che se la può permettere. Certo che me la posso permettere, me la posso permettere benissimo la minigonna. Tornato! Oh, l'erede di casa Mancini! Ciao, mamma? Non lo so. Come non lo sai? È uscita? È uscita. Con chi? Sei geloso. Sei geloso. Con chi è uscita? Con zia Michi. Erano tutte e due belle aggressive. Perché litigavano? No, litigavano. Erano aggressive nel senso che sembravano due liceali. È presente i tacchi a spillo, le minigonne. Andiamo. Dove? Andiamo a cercare mamma. Ma cosa serve che non sappiamo neanche dove sono andate? La cerchiamo perché non sappiamo dov'è. Ma voglio dire, tua madre è in giro a fare la stramilano sui tacchi e tu non le vuoi dare un supporto logistico. Insomma, magari a caldo ci stanca e non c'è un pensiero carino per mamma tua. Su, corriamo.